Salve ragazzi, ben ritornati su Jovis Pop, ben ritornati con, diciamo, le mie opinioni sull'episodio 755 di One Piece. Episodio disponibile in subita, qui in descrizione vi lascio un link dal quale ho preso il video, l'episodio. È un forum davvero interessante perché contiene Dragon Ball, One Piece, Naruto ed altri manga. Quindi vi consiglio di farvi un salto. La puntata 755 di One Piece per me è stata noiosa. Noiosa perché si fa vedere che questo elefante si sciacqua con la proboscide e niente di che, si allaga la città, però è tutto calcolato perché sanno che questa cosa accade. È una cosa, ho notato, di strana, una cosa strana, perché diciamo Luffy sale insieme alla donna cane e alla donna coniglio, saltano su questo coccodrillo e si stacca e diciamo si stacca e diciamo essendo acqua salata lui non sa nuotare e perde anche le sue forze perché è l'acqua marina e la galmatolite, se non erro, se mi scusate il nome di quel materiale presente sul fondale marino di One Piece, quindi acqua marina, che gli fa perdere le forze. E mi sono posto una domanda: se non l'avesse salvata quella donna coniglio, cosa sarebbe accaduto? Perché c'è uno squalo che va, che se lo vuole mangiare, quindi cosa sarebbe accaduto, ragazzi? Ci pensate? Boh, per me questo episodio si poteva tranquillamente evitare perché è stata una perdita di tempo incredibile. Vabbè, poi Luffy rincontra gli amici di Trafalgar Law, ma non dice che non possono andare, non capisco il motivo. Poi Usopp vede dalla distanza Luffy e vede che il coniglio gli tira un morso, ma lo sta solo mordicchiando, perché poi si scopre che questi bisoni, diciamo, amano, trovano carini gli esseri umani, li considerano dei bisoni minori perché non hanno peli, quindi non hanno delle sembianze molto animalesche, però dicono che sono bisoni scimmia minori, bisoni minori, quindi tutto sommato sono della stessa razza e quindi non gli fanno granché. Stanno per giungere all'entrata di un covo segreto e ci sono due guardiani a proteggerlo e vengono accolti come dei salvatori. A questo punto, vabbè, incontrano Nami e Chopper va da Usopp, Nami va da Luffy, perché dai, si sa che Luffy e Nami stanno così proprio, anche se c'è Bo Hancock che vorrebbe sposare Luffy, anche una bella donna in questo manga, poi c'è Nami che con questo vestitino sexy si lascia intravedere anche il culo, diciamo il culo, va, il fianco del culo, va, chiamiamolo così, e c'ha le tette grosse, diciamo. È voluta questa cosa delle tette grosse, c'è anche in Naruto, dovrebbero esserci le tette grosse per le donne più grandi. E diciamo che poi Luffy chiede a Nami, Sanji e diciamo Zoro nota che ha una espressione triste, perché nota che qualcosa è accaduto. Da questo momento in poi però vi spoilerò una cosa, quindi se non volete ricevere dello spoiler vi consiglio di chiudere qui il video, perché vi dirò una cosa. Ho letto su Wikipedia cosa è accaduto qui. Allora, sull'isola di Zou, in pratica c'è la nave di Big Mama che sta per... che attacca per l'appunto la Sunny. Brook, Nami, Chopper e Sanji cercano di difendere la nave. Infatti poi si vede a fine episodio, si vede che cercano di difenderla, ma non si vede bene cosa accade. Io ho letto che Sanji viene catturato da Al Capone ed è
venne imprigionato nel suo corpo. In pratica, questo Al Capone, non capisco perché si sia alleato con Big Mama, perché comunque era uno delle supernova e poteva fare qualcosa di più. Come X-Drake si è alleato con, se non erro, Kaido e anche quell'altro monaco che ha le alette, si è alleato con Kaido. E a Sanji gli viene dato un invito a un matrimonio, il suo matrimonio, vabbè. Poi giunti all'isola di Totoland, viene così scortato dagli uomini di Big Mama nell'arcipelago di Totoland, per l'appunto, precisamente sull'isola Whole Cake. Qui fa la conoscenza della sua futura sposa, Pudding, ma nonostante la bellezza della ragazza, Sanji le ribadisce che desidera tornare dai suoi amici. Dopo aver sconfitto il fratello Yonji, il padre Zhang lo sfida in combattimento, avendo quest'ultimo la meglio. In seguito alla sconfitta, Sanji viene manettato dalla sorella Reiju con delle speciali manette che esploderanno se egli tenterà di lasciare Whole Cake. Le chiavi delle manette sono in possesso di Big Mama in persona. Quindi cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che dopo Zo ci sarà uno scontro, secondo me, tra Capello di Paglia, Capello di Paglia, Luffy e Big Mama, tra la ciurma di Luffy e la ciurma di Big Mama. Secondo me ci si aspetta davvero grandi cose, perché Big Mama viene considerato uno dei quattro imperatori per la sua potenza, al pari di Kaido. Però Kaido è destinato, secondo me, a grandi cose in questo One Piece. E quindi ci si aspetta un bellissimo combattimento. E Sanji fa parte della famiglia Beansmoke. Beansmoke che, se non erro, viene, diciamo, catalogata nella ciurma di Big Mama. Infatti, questi, il padre, la sorella, il fratello, fanno parte della ciurma di Big Mama. La famiglia Beansmoke Judge, Garuda, il padre della famiglia Beansmoke e del re del regno di Gemma. In pratica, Big Mama faceva sposare i suoi figli, la sua famiglia, con altri re per cercare accordi e quindi di conseguenza aumentare la sua flotta. È, diciamo, una cosa astuta da parte di questo, come si chiama, uno dei quattro imperatori. Qui sto leggendo anche che Beansmoke Judge appare la prima apparizione al capitolo 832 del manga, però il manga non equivale all'anime, quindi non so di preciso in quale episodio potrebbe apparire. Invece, Beansmoke Reiju, soprannominato Veleno Rosa, è la figlia primogenita di Beansmoke Judge e sorella maggiore di Ikiji, Niji, Sanji e Yonji, e appare nel capitolo 826 del capitolo 826 del manga. Poi Ikiji appare nell'828, il Niji, sempre 828, Beansmoke Yonji, che viene sconfitto se non erro da Sanji, appare nell'825 e poi appariranno altre famiglie. Diciamo, questa è la famiglia di Sanji e quindi io non sapevo nemmeno che Sanji avesse, diciamo, questa famiglia così importante, un re, ha un regno, quindi interessantissimo. Questa è stata una puntata di transito, io gli ho spoilerato molte cose, spero non me la prendiate a male. E sicuramente dalle prossime puntate, secondo me fra 1 o 2 puntate, direi massimo 5, potrebbero farsi davvero interessanti le cose, soprattutto quando arriveranno a quell'arcipelago. Io vi invito a seguire questo canale, vi invito a seguire ancora una volta One Piece, link in descrizione del forum su quale potete trovare le puntate estreme, download come volete voi. Qui Joey Sport, ora vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!